Lunedì 7 ottobre 2024, ben ritrovati all'appuntamento settimanale con la regola della sostenibilità. Con noi, come di consueto, in questa prima parte del programma, il professor Francesco Delle Noci dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, che ci aiuta a fare il punto, punto per punto, dell'agenda ONU 2030, ormai poco più di 5 anni dal raggiungimento appunto di questa meta. Buongiorno prof, ben trovato. Buongiorno, buongiorno. Sempre di corsa, sono un po' in affanno, ma davvero felice di averti ancora con noi per affrontare, approfondire, ecco, fare questo approfondimento sull'agenda ONU 2030, questo documento così importante, impegnativo, sfidante, che ancora ci pone davanti tutti quanti i nostri limiti come singoli individui, come società. La scorsa settimana parlavamo del primo punto, quello dedicato appunto alla povertà su scala mondiale, sulla necessità di risolverla, e ci rendevamo conto che siamo ancora lontani dal raggiungere questo obiettivo. Ecco, ti chiederei di recuperare un attimo il punto 1 e poi di fare una riflessione anche sul punto successivo. Il punto 1, il goal numero 1, si intitola sconfiggere la povertà, o in termini estesi, porre fine ad ogni forma di povertà nel mondo. Ecco, un titolo fuorviante, perché ahimè si pensa al mondo, quindi si pensa e vengono citati i paesi in via di sviluppo. Purtroppo la povertà è un fenomeno che riguarda tutti i paesi del mondo, a cominciare dal nostro. Abbiamo visto che la povertà assoluta è cresciuta dal 2014 al 2024, sia per il sud, sia per le isole, sia per l'Italia, sia per l'Italia in generale, e sopra la media dell'Italia ci sono due isole, sotto la media c'è nord-est, nord-ovest e centro. Tutte curve in salita, tutte curve in crescita. Diamo dei numeri molto brutti. Le persone in condizione di povertà assoluta, cosa si intende per povertà assoluta? Sono le persone che per la loro ridotta capacità di spesa, per consumi, non possono permettersi l'acquisto di un paniere di beni e servizi considerato essenziale per uno standard di vita minimamente accettabile. Ecco, queste persone, definite in condizioni di povertà assoluta, nel 2023 sono in Italia 5,7 milioni. Hanno un'incidenza pari al 9,8%. È il record massimo, purtroppo, negli ultimi 10 anni. 5,7 milioni di poveri in condizione di povertà assoluta. Il dato singolare, prof, come evidenziava lei, che stiamo parlando dei paesi del terzo mondo, ma del nostro paese. L'incidenza è maggiore nel mezzogiorno, 12,1%, scende al 9% nel nord e si colloca all'8% al centro, da cui scaturisce la media del 9,8%. Se vediamo purtroppo tutto il fenomeno, c'è una slide apposita, vediamo che a livello statistico non viene considerata solo la povertà assoluta, ma a questo rischio viene anche associato la grave deprivazione materiale e sociale e ancora la bassa intensità del lavoro. C'è una slide che mostra come l'incidenza salga al 22,8%. Stiamo parlando, prima parlavamo come povertà assoluta di 5,7 milioni, il dato è sempre riferito all'Italia, stiamo parlando di 13,4 milioni,
una cifra spaventosa. 13,4 milioni di persone in Italia hanno problemi di povertà assoluta, di grave deprivazione materiale e sociale, di bassa intensità del lavoro. La slide mostra la ripartizione per territorio. L'Italia, abbiamo detto, si colloca al 22,8%, il nord-ovest al 13,5%, il nord-est all'11%, il centro al 19,6%, il sud al 38,8%, le isole al 39,3%. Se andiamo a scindere questi dati addirittura per regioni, ci sono regioni che superano il 40% come incidenza. Quindi un dato bruttissimo. L'unica cosa che positiva è che l'incidenza rispetto all'anno precedente è scesa. Era 24,4% nel 2022, è scesa al 22,8% nel 2023. Prof, la domanda mi sorge spontanea, anche se ecco, non posso caricarla di questa responsabilità, ma quantomeno le chiederei ecco, almeno un'idea sul come venire fuori da questi dati così allarmanti in un'epoca in cui il benessere dovrebbe essere più diffuso e condiviso. C'è una sola possibilità. Occorre fare una nuova semina di spirito imprenditoriale, perché occorre creare valore aggiunto, e quello che è capace di creare valore aggiunto, tanto valore aggiunto, è solo l'imprenditore. L'imprenditore è colui che organizza la speranza, e ritorniamo a Don Tonino Bello, per sé e per gli altri, creando e distribuendo valore aggiunto. Quindi non sto parlando solo della grande impresa. Parlando anche degli artigiani. Quindi abbiamo bisogno. Praticamente rifiutato il modello delle botteghe. Ecco, quello va rivitalizzato. E come se va rivitalizzato? Abbiamo bisogno quindi di una nuova generazione di imprenditori. E di artigiani. Bene, il nostro tempo a disposizione, come al solito, prof, purtroppo evapora, perché quando si parla di cose così importanti è di tutta evidenza che 10 minuti non bastano, però noi crediamo che 10 minuti alla volta, ecco, come è appena successo, credo, possiamo non solo analizzare il mondo che ci circonda, ma anche provare ad immaginare degli orizzonti nuovi. Questo ovviamente, prof, vale su scala planetaria, anche se non ci siamo soffermati sui dati relativi al nostro paese. Assolutamente sì, questi ritardi e questa situazione è comune ad esempio ai 27 paesi dell'Unione Europea ed è comune a tanti paesi del mondo, quindi purtroppo, lo dico con grandissima amarezza, la strada della povertà è molto molto frequentata. Tu hai citato già nel corso delle precedenti puntate un grande maestro come Don Tonino Bello, ecco, uno che con la sua vita ci ha regalato una testimonianza preziosa che potremmo riassumere, se non ricordo male, con il titolo di uno dei suoi testi, Stola e Grembiule, cioè la necessità poi di trasformare in gesti concreti anche gli obiettivi che ci poniamo e gli stessi valori che propugniamo. Ecco quanto il messaggio di Don Tonino Bello ancora oggi è attuale. Bisogna partire dai suoi insegnamenti. Lui è stato ad esempio fortunato ad avere un maestro illuminato, un maestro che gli suggeriva determinate sensazioni, che non dava mai risposte. Ecco, abbiamo bisogno di docenti bravi, di insegnanti bravi e di discepoli che si applichino. L'istruzione è un altro capitolo negativo come quello della povertà. È un capitolo che ci vede fino a questo momento sconfitti. Sono due versanti su cui bisogna veramente impegnarsi tanto, e lo dico sapendo che sono un docente.
Prof, io ti ringrazio come sempre di cuore per il tempo che hai deciso di dedicare, di spendere per questo programma e per Padre Pio TV. Il nostro appuntamento è per la prossima settimana, per continuare a svolgere questo lavoro di analisi sull'agenda ONU 2030 e per provare a tracciare, come abbiamo fatto oggi, anche qualche strada da seguire e da perseguire per porre qualche rimedio alla situazione impietosa che tante volte ci troviamo appunto ad affrontare su piccola e su larga scala. Prof, quindi appuntamento alla prossima settimana. Grazie, grazie. Grazie a te per la disponibilità, ci ritroviamo presto, io intanto restituisco la linea alla regia per la prima pausa pubblicitaria. A fra poco. Rieccoci di nuovo insieme, come già fatto anche la volta scorsa, ho aperto il PC perché da quest'anno il nostro 331-737-8033 sarà a vostra disposizione anche per interagire il lunedì. Ci aspettiamo i vostri pareri, le impressioni, ma anche i consigli. Ringrazio chi la settimana scorsa si è fatto vivo anche con dei suggerimenti che saranno senza dubbio raccolti. Eccolo qua, il nostro numero è il solito contatto WhatsApp 331-737-8033. Scriveteci, fateci sapere cosa ne pensate, ecco, del programma, come possiamo migliorarlo e, come detto, se ci sono spunti che possiamo condividere, suggerimenti che possiamo accogliere. Bene, arrivati a questo punto della trasmissione, recuperiamo un passaggio con gli amici della comunità Laudato Si di San Giovanni Rotondo, con i quali anche in questa nuova stagione della regola della sostenibilità collaboreremo per condividere i grandi temi appunto della sostenibilità. La settimana scorsa c'è stato un evento organizzato dalla comunità, un gol per il creato all'interno della settimana, insomma, a conclusione della settimana per il creato. Andiamo a vedere che cosa è successo e dove ci hanno portato la settimana scorsa gli amici di Laudato Si. Ringraziamo chi ci ha permesso di realizzare questo evento, l'evento finale del Tempo del Creato. Il Tempo del Creato è un tempo che inizia il 1° settembre e finisce il 4 ottobre. Cosa c'entra una partita con il Tempo del Creato, vi chiederete? Eh sì, un gol per il creato si chiama questa nostra iniziativa della comunità Laudato Si di San Giovanni Rotondo. L'enciclica Laudato Si è un'enciclica che la cui importanza è quella di creare delle relazioni, e noi qui creiamo delle relazioni, sono delle squadre miste in cui giocheranno ragazzi che vengono dal ragazzi stranieri che sono arrivati in Italia e tante persone che collaborano con noi, le giovani promesse del Real, e la partita come una metafora della vita dove per vincere bisogna per forza fare squadra. Questo è il senso di questa partita che abbiamo voluto inserire all'interno di quello che abbiamo organizzato nel Tempo del Creato 2024 per San Giovanni Rotondo. Ringraziamo chi ci ha permesso di realizzare tutto questo e chi ci ha aiutato a farlo, e adesso vediamo come va. Eccoci alla partita che segna l'evento conclusivo del Tempo del Creato 2024. Noi siamo felicissimi di essere riusciti a mettere insieme ragazzi di San Giovanni, ragazzi del centro di accoglienza del Cotonou, ragazzi di calciatori che si allenano qui nella nostra città, perché segna è simbolo che anche lo sport è uno strumento che unisce, è uno strumento di collaborazione. Grazie. Noi siamo la comunità Laudato Si di San Giovanni Rotondo e ci ispiriamo ad un'enciclica che è un documento del Papa del 2015, che è la Laudato Si. In questa enciclica il Papa parla di tante cose, ma la cosa più importante che dice è che noi possiamo vincere solo se facciamo squadra. E che cosa può essere di più importante e più facile da capire se non fare una partita di calcio per fare squadra? In qualunque
qualunque ambito ci troviamo, per salvaguardare il creato, per salvaguardare le relazioni, dobbiamo per forza metterci insieme e nessuno vince da solo, nessuno vince senza giocare con gli altri. Ecco perché abbiamo voluto organizzare questa giornata alla fine del tempo del creato. Dopodiché ringraziamo tanti amici che collaborano con noi e che oggi stanno giocando con noi, si sono fatti coinvolgere con tanto piacere anche da parte nostra. Qui piove, vuol dire che il cielo ci benedice, quindi giochiamo. Buona partita. Sempre straordinari gli amici della comunità Laudato Si di San Giovanni Rotondo, che come avete ascoltato hanno concluso le iniziative del tempo del creato con questo bellissimo evento, un gol per il creato. Il focus rimane l'enciclica Laudato Si di Papa Francesco, è enciclica che proprio grazie alla collaborazione con la comunità Laudato Si di San Giovanni Rotondo, per questa nuova stagione andremo a riprendere, ad approfondire con interventi che di settimana in settimana saranno accompagnati anche con degli ospiti scelti appunto di volta in volta in base agli argomenti trattati. Quella della settimana appena trascorsa è stata anche la settimana che ci ha visto celebrare la festa di San Francesco, patrono d'Italia, anche protettore degli animali. Non per nulla, proprio il giorno 4 ottobre si celebra la giornata mondiale degli animali e noi con lo zoologo del WWF, Carlo Antonelli, andiamo a fare il punto su quelle che sono le specie protette in Italia. Il 4 ottobre si festeggia la Giornata Mondiale degli Animali, è un'occasione importante per sottolineare l'importanza che gli altri animali, le altre specie hanno per la sopravvivenza stessa dell'essere umano e del pianeta. E come WWF siamo impegnati quotidianamente nella salvaguardia delle altre specie, della biodiversità e cogliamo l'occasione proprio di queste giornate per sensibilizzare l'opinione pubblica. E siamo in un periodo storico difficile per la biodiversità, per l'ambiente, per la natura e ne abbiamo degli esempi appunto recentissimi, come per esempio la decisione della regione Abruzzo di abbattere 500 cervi per diminuire i danni agli agricoltori o forse ancora più eclatante è quello che è successo a livello europeo nella scorsa settimana quando i paesi dell'Unione Europea hanno votato a favore del declassamento del lupo nelle direttive europee, quindi il declassamento dello stato di protezione del lupo, che ad oggi è una specie rigorosamente protetta e che l'Europa appunto ha intenzione di declassare a protezione semplice. Questo comporterebbe ovviamente, se l'iter andrà avanti e ci saranno i prossimi step positivi per questa scelta, comporterebbe appunto una minore protezione per il lupo nei vari paesi europei e probabilmente l'apertura a dei piani di abbattimento che i singoli paesi potrebbero fare per diminuire le popolazioni di lupo presenti e così cercare di diminuire il conflitto tra lupo e zootecnia e allevamento. Ecco, questa è una scelta che va contro anche le più recenti ricerche scientifiche che dimostrano che in realtà gli abbattimenti dei lupi non servono assolutamente per diminuire il conflitto, ma bisogna investire invece di più nella prevenzione dei danni. Ecco, questo è un esempio che appunto ci tocca da vicino perché tocca una specie iconica, una specie simbolo per la biodiversità italiana ed europea, ma appunto è un esempio che può essere tranquillamente da monito per tante altre specie, tanti altri animali che quotidianamente sono messi a rischio dall'attività umana. E pensiamo, se vogliamo pensare a delle specie iconiche, pensiamo ai grandi carnivori, appunto al lupo, pensiamo all'orso bruno, l'orso bruno marsicano, la specie di orso più rara d'Europa, la sottospecie di orso unica italiana presente nell'Appennino con una popolazione di 50-60 individui.
Ecco, questa popolazione ha subito persecuzione umana per secoli, ha subito frammentazione e distruzione del suo habitat. Oggi stiamo investendo tanto come WWF, ma anche altri enti, altre associazioni, nella sua conservazione, perché non sia troppo tardi e perché non lo perdiamo nei prossimi anni. E storia simile è la lince sulle Alpi. La lince è presente sulle Alpi italiane con pochissimi individui e proprio per questo il WWF insieme ad altri partner sta cercando di riportare la lince sulle Alpi proprio per ricreare una popolazione vitale di questo carnivoro fondamentale per gli equilibri degli ecosistemi alpini. Ecco, questi sono solo alcuni esempi del dramma che viviamo per la conservazione di queste specie. E queste occasioni, le giornate mondiali dedicate agli animali, sono decisamente delle ottime occasioni per informare il grande pubblico di questi temi così importanti, per sensibilizzare e per far sì che appunto il destino di queste specie sia veramente migliore in futuro rispetto a quanto è stato nel passato. Così Marco Antonelli, zoologo WWF per la Giornata Mondiale degli Animali, celebrata scorsa settimana, il 4 di ottobre, festività di San Francesco d'Assisi. Ma adesso ci concentriamo sulla settimana appena iniziata, perché dal 9 all'11 ottobre 2024, presso il quartiere fieristico di Rimini, ci sarà una nuova edizione del TTG Travel Experience, la 61esima, pensate bene, fiera dedicata al mondo del turismo. Il binomio tra turismo e sostenibilità lo stiamo affrontando durante questa nuova stagione della regola della sostenibilità con Elisabetta Del Soldato, coordinatrice del movimento SimTour, Turismo Sostenibile, appunto, con la quale ci ritroveremo anche oggi nella ultima parte della trasmissione. Bene, le fiere sono eventi che attenzioniamo sempre perché ormai da diversi anni diventano anche luoghi di conoscenza, consapevolezza, formazione, grazie ai tanti seminari, workshop, dibattiti che vengono svolti all'interno appunto delle fiere stesse. Quindi l'invito ad andare a navigare il sito ttgexpo.it, perché quanti di voi, ecco, volessero approfondire possono recarsi personalmente in visita in fiera o collegarsi a tanti eventi, quelli di cui parlavamo noi, convegni, workshop, eccetera, perché ormai è buona abitudine tante volte trasmetterli anche in diretta streaming, quindi si possono seguire alcuni di questi eventi anche stando comodamente seduti a casa propria. Prima di fermarci per una nuova pu pausa pubblicitaria, devo ringraziare Antonella di Chiaravalle in provincia di Ancona perché ci segue con attenzione e ha risposto ancora una volta al nostro appello a condividere buone pratiche, notizie, aggiornamenti, a darci qualche consiglio. L'altra volta ci dava dei preziosi consigli, oggi condivide una bella iniziativa che si svolge nella città di Ancona e provincia, ossia quella del recupero dei farmaci validi non scaduti. E ci ha inviato anche una foto di un volantino, un brochure che appunto sensibilizza le persone a non disperdere farmaci ancora validi, perché del recupero è una delle R fondamentali nella logica della sostenibilità. Le quattro R, no, che sono riusa, ripara, ricicla, recupera, senza dubbio, ecco, ci aiutano a salvaguardare il mondo in cui viviamo. Per cui ringrazio Antonella di Chiaravalle. Magari appena avrò la possibilità andrò a guardare anche nel dettaglio la locandina che ci ha mandato, così eventualmente anche da organizzare un collegamento per la prossima settimana. Bene, detto questo, per il momento ci fermiamo per la prossima pausa pubblicitaria. Ci ritroveremo con Rossella Sobrero, presidente di Coinetica, perché
questa settimana, negli stessi giorni in cui a Rimini si celebra il TTGI, la Fiera Internazionale del Turismo, a Milano c'è il 12° Salone della CSR e dell'Innovazione Sociale. E Rossella Cobrero, presidente di Connetica, è anche tra gli organizzatori del salone, per cui la ritroveremo in collegamento per farci raccontare di cosa si tratta. A fra poco. Eccoci di nuovo insieme per la puntata di questo lunedì 7 ottobre 2024 della Regola della Sostenibilità. Vi ricordo che da quest'anno potete raggiungerci con un messaggio al 331-737-8033, il nostro numero, il solito numero, per il programma di approfondimento del lunedì potrete utilizzarlo per condividere notizie legate al mondo della sostenibilità, come ha fatto la nostra cara amica Antonella di Chiaravalle in provincia d'Ancona, diffondendo l'iniziativa del recupero dei farmaci ancora validi, o per suggerirci altre iniziative che tante volte potrebbero perdersi nel flusso delle notizie, o per darci appunto i vostri consigli. Dicevamo che la settimana che è appena iniziata vedrà due importanti eventi in un modo o nell'altro collegati al mondo della sostenibilità. Il primo è quello che vede il legame di cui parlavamo tra turismo e sostenibilità con la Fiera di Rimini, il TTG di Rimini, giunto alla 61esima edizione dal 9 all'11 ottobre 2024, e negli stessi giorni a Milano ci sarà la 12esima edizione del Salone della CSR e dell'Innovazione Sociale. A questo proposito avevamo preparato un collegamento con la presidente di Coenetica, responsabile dell'evento, Rossella Sobrero, ma non riusciamo a metterci ancora in contatto con lei. Il bello della diretta, intanto abbiamo la possibilità, però grazie all'aiuto della regia di Giulio Russo e Domenico Cavorsi, di andare a vedere il sito ufficiale della 12esima edizione della CSR, del Salone dell'Innovazione Sociale. Che cos'è il Salone della CSR dell'Innovazione Sociale? È un appuntamento culturale che da 12 anni promuove occasioni di confronto e aggiornamento tra le imprese e gli attori sociali. Ecco, ritorna il tema della formazione, ormai imprescindibile nell'epoca in cui viviamo, tant'è che si parla di sempre più di formazione permanente. Non si finisce mai di imparare, dicevano i nostri padri, ed è proprio così. Durante tutto l'anno il Salone della CSR organizza eventi nei territori, incontri online, hackathon, premi, iniziative, e poi ovviamente questo dal 9 all'11 ottobre è un po' il cuore di queste iniziative. Come vediamo anche dal sito, c'è anche il premio Impatto, giunto alla terza edizione, è un salone camp, un meeting tra leader. In questi anni il Salone della CSR è stato una palestra dove si sono confrontate diverse realtà, un'occasione per conoscere le esperienze positive ma anche le difficoltà incontrate da chi sta sperimentando soluzioni innovative a tutto campo, un termometro che ha misurato il cambiamento negli stili di vita delle persone e la crescita dell'impegno delle imprese. La Presidente in questo momento sta cercando di mettersi in contatto con me, e quindi pregherei la regia di provare a contattarla per un suo breve intervento. Se non riusciamo, ovviamente andiamo avanti, quindi prego la regia di riprovare a contattarla, ringraziando Giulio e Domenico per la pazienza. Vediamo se riusciamo a stabilire questo contatto che avevamo programmato. Rossella, ci sei? Mi senti? Un attimo. Intanto è già pronta è la dottoressa Del Soldato per il prossimo collegamento, se non riuscissi. Eccola lì. Dottoressa Sobrero, buongiorno, ben trovata. Buongiorno. Mi ha fatto tremare i polsi perché siamo in diretta. Non la sentivo, mi iniziavo a preoccupare, ma immagino siano giorni frenetici quelli che precedono
l'apertura della 12ª edizione del Salone della CSR. Sì, purtroppo un evento che apriva questa attività preliminare è andato più per le lunghe, quindi non sono riuscita a collegarmi al tempo giusto. Mi spiace. Nessun problema, in realtà abbiamo perso solo pochi minuti che sono stati utili però per mostrare ai nostri telespettatori il sito ufficiale della manifestazione e anche per spiegarne le ragioni ispiratrici. Quindi, dato che questo lavoro l'ho fatto già io, ecco, vorrei chiederle come sarà un po', ecco, il programma di quest'anno, i suoi tratti salienti, gli ospiti principali. Sì, quest'anno abbiamo deciso di dedicare l'attenzione al tema delle difficoltà che ci sono per fare un percorso verso lo sviluppo sostenibile e anche delle contraddizioni, no? Un'impresa può essere magari molto impegnata sulla dimensione ambientale dimenticando le ricadute sul fronte sociale o viceversa. Quindi sarà una edizione che sottolinea che la sostenibilità è arrivata ad un punto più di maturazione e quindi bisogna farsi anche delle domande. Oggi la cosa importante è anche cercare di trovare delle risposte convincenti e quindi mettersi anche un po' in discussione sia come persone, quindi la responsabilità individuale, sia come organizzazioni. Siamo assolutamente d'accordo con lei e quindi, ecco, non possiamo che augurarle buon lavoro. Saranno 3 giorni intensi ma sicuramente proficui. C'è qualche evento che potremo seguire in diretta streaming? Sì, sono 106, sono tutti in streaming, basta iscriversi. Ci tengo a raccontare 2 scelte che abbiamo fatto. Una è di parlare di pace, ci sarà un evento con The Economy of Francesco che sul tema dei passi da fare per la pace e un altro sul tema della gentilezza. È un approccio troppo spesso dimenticato, invece vuol dire la cura delle persone e penso che il vostro pubblico su questi 2 temi sia particolarmente sensibile e vicino. Assolutamente sì, una ragione per rimanere in contatto, per cui, ecco, magari ci sentiamo anche nei prossimi giorni. Ne approfitto per salutare i cari amici di The Economy of Francesco nella persona del suo presidente, Monsignor Sorrentino, che abbiamo ospitato qui nei nostri studi e intervistato solo qualche settimana fa. Bene, dottoressa Sobrero, allora buon lavoro, buona dodicesima edizione del Salone CSR dell'Innovazione Sociale. Ci sentiamo prestissimo. Grazie a voi, a presto. Arrivederci e buon lavoro, dottoressa Sobrero. Noi restituiamo la linea alla regia e ci ritroviamo fra pochissimo. Bene, come di consueto, le nostre puntate sulla regola della sostenibilità si concludono con questo viaggio sostenibile in giro per l'Italia che abbiamo immaginato e costruito insieme alla dottoressa Elisabetta del Soldato, coordinatrice del Comitato Scientifico di SimTour, che è già in collegamento con noi. Buongiorno Elisabetta. Buongiorno Tony e ben trovati a tutti i telespettatori. Grazie per essere anche oggi con noi. Mi stavo un attimo ingrippando sui tanti titoli, le tante sigle. Questo mestiere poi non è sempre così scontato, a volte bisogna fare degli scioglilingua di buon mattino, già prima del caffè. Ma siamo umani, ce la teniamo la nostra umanità quando, ecco, è sostenibile anche quella, perché in realtà la regola della sostenibilità appunto nasce per ricordarci che abbiamo delle responsabilità
con l'ambiente in cui viviamo, e prenderci cura del creato poi in realtà significa prenderci cura di noi stessi. E con te, con questo viaggio sostenibile in giro per l'Italia, proviamo a declinare questa attenzione per il nostro ambiente, per l'ambiente che ci circonda, anche con le molteplici attività che ci vedono protagonisti, appunto, come esseri umani. Bene, raccontaci dove ci porti oggi e cosa ci fai fare. Bene, Tony, allora oggi vi porto a Pisa. La volta scorsa ci siamo trovati, eravamo in Liguria, e oggi invece siamo in Toscana. Siamo a Pisa, dove i turisti spesso vengono, anzi tendenzialmente vengono per visitare la Torre di Pisa, e la mia idea di questo progetto, che si chiama Arte in Hotel, è proprio quello di invece mostrare e coinvolgere ai visitatori, ai turisti, farvi conoscere, diciamo, gli artisti contemporanei. E quindi abbiamo aperto, mi trovo oggi ospite qui al San Ranieri Hotel a Pisa, e con il quale ho iniziato questo, è un hotel a 4 stelle con il quale ho iniziato questo progetto, che vede 6 giovani artisti pisani che si vanno ad avvicendare tra di loro un mese ognuno, e aprendogli proprio le porte dell'hotel, gli spazi dell'hotel, in modo che loro abbiano un luogo dove poter mostrare le attività che fanno. Come dicevo, sono tutti giovani artisti, e spesso hanno tutti un secondo lavoro, perché ahimè ancora non si riesce a vivere di arte in Italia, nonostante la maggior parte dei turisti che arrivano in Italia vengono proprio per ammirare la nostra arte. Ecco, il progetto prevede questi 6 giovani artisti. Ci è piaciuto il fatto innanzitutto di metterli in connessione tra di loro. Alcuni di loro stanno già portando avanti dei progetti nuovi. Abbiamo iniziato a giugno, termineremo a gennaio, e dà una visibilità a loro, sia per quanto riguarda i cittadini pisani che vengono invitati durante il vernissage, ma anche, diciamo, a tutti i turisti, a tutti i visitatori che dormono in albergo. E quindi, diciamo, questa è un'ottima opportunità per loro. Quando si parla appunto di sostenibilità, spesso si pensa alla sostenibilità ambientale. In realtà è molto importante anche la sostenibilità sociale, e quindi il coinvolgimento, il fare rete, riandare a trovare, diciamo, proprio una sintonia fra, una collaborazione tra noi esseri umani. Quindi l'idea è proprio questa, diciamo, di aprire le porte di un albergo, avere dei giovani artisti che trovano uno spazio importante dove poter esporre le opere. I primi 2, tra l'altro, sono riusciti anche a vendere proprio dei quadri a dei turisti che se li sono fatti imballare e spedire a casa. Ecco, quindi, diciamo, l'idea è proprio questa, di anche poi, in un'idea di circolarità, andare ad utilizzare degli spazi che sono già esistenti e dargli anche delle nuove motivazioni di essere, no? Quindi non soltanto un albergo. Poi devo anche dire che spesso in Italia, purtroppo, gli alberghi, quando non si deve dormire fuori diciamo dal proprio luogo di residenza, non si ha l'abitudine in Italia di andare e stare negli alberghi, anche semplicemente a volte per bere un tè. Ecco, quindi questa era un po' anche questa un'ulteriore idea, quella proprio di aprirci alle persone, agli abitanti di Pisa in questo caso, ma questo è un progetto in realtà che ci piacerebbe portare in giro per l'Italia, perché penso che di giovani artisti che hanno bisogno di un riconoscimento e che hanno bisogno di luoghi che gratuitamente li accolga e gli dia la possibilità di avere, appunto, anche a livello internazionale un altro tipo di visibilità. Il riscontro fino adesso è stato positivo. Venerdì inauguriamo la terza mostra, e ecco, ci auguriamo anche che il prossimo artista, Luca Serasini, insomma, abbia lo stesso successo degli altri, ma insomma penso proprio di sì. Ecco, come ti dicevo all'inizio, Tony, la cosa che ci sta piacendo molto, molto, è il fatto che questi ragazzi, nonostante siano tutti di Pisa, magari non si conoscevano fra di loro. E quindi questo è stato un altro bell'aspetto di questo progetto.
Sono assolutamente d'accordo con te su tutti i fronti, su tutta la linea, perché intanto, e l'abbiamo ribadito più volte, il concetto di sostenibilità è un concetto trasversale che ci ricorda ancora una volta come tutto sia collegato nelle nostre esistenze, e penso, ecco, che l'esempio di cui ci hai parlato oggi rafforza quel concetto dell'ottimizzazione delle risorse che abbiamo a nostra disposizione per evitare o quantomeno ridurre gli sprechi. Poi, ecco, quando le persone si incontrano può sempre succedere qualcosa di bello, ed è quanto mai opportuno ricordarcelo in questi tempi che, ahimè, sono segnati da tante tante guerre che portano soprattutto morte e distruzione. Per cui bello anche il fatto che ci si conosca e si inizi a collaborare. Succede anche nelle realtà più piccole che tante volte le persone non si conoscano, pur conoscendosi magari fanno difficoltà ad entrare in contatto e in sinergia, per cui ben vengano iniziative come queste, che poi tra l'altro ravvivono quelli che vengono definiti da alcuni non luoghi, come no, le stazioni ferroviarie, le stazioni di servizio, alberghi, hotel, non luoghi perché si è solo di passaggio, quindi li si attraversa velocemente. Avere la possibilità anche di trascorrere pochi minuti, ma di senso, trasformare questi non luoghi in luoghi di relazione, credo sia qualcosa di quanto mai importante ed opportuno. Elisabetta, giungiamo anche oggi alle battute conclusive, per cui ne approfitto di questi ultimi secondi a nostra disposizione per chiederti di cosa parleremo la prossima volta, la prossima settimana. Allora, la prossima volta in realtà non sarò io a farvi compagnia, ma avremo il presidente di Simtour, Federico Massimo Ceschin, che ci racconterà che cosa andrà a succedere nei prossimi giorni al TTG a Rimini. Come sapete, è una fiera molto importante per noi del settore del turismo, anche perché anche in questa occasione si parlerà tantissimo di sostenibilità, e quindi verranno portati anche, insomma, al pubblico tanti casi virtuosi e importanti, insomma, per questo cambiamento che, abbiamo detto più volte, Tony, è un po' una responsabilità di tutti, e quindi è sempre positivo avere qualcuno che partecipa a una fiera e porta lui stesso delle novità, ma poi anche ascoltando gli altri, e qui si ritorna anche all'importanza della sostenibilità sociale, della comunicazione, dello scambio, che è anche poi uno dei valori principali di Simtour, proprio quello della collaborazione, di non chiuderci, ma anzi piuttosto di cercare il più possibile di fare rete, e insieme di portare a un cambiamento. Quindi molto molto bene. Prossima settimana con Federico. Molto molto bene, ecco, Federico, un altro caro amico di Padre Pio TV, farà, ecco, un bilancio di quello che sarà successo al TTG di Rimini. Noi ti ritroveremo quindi tra due settimane, avremo più tempo, più tranquillità per preparare la prossima tappa del nostro viaggio sostenibile in giro per l'Italia. Volentieri, Tony, grazie a tutti voi e un buon proseguimento di giornata. Grazie, grazie a te, e buon proseguimento di giornata a tutti i nostri cari amici telespettatori in compagnia di Padre Pio TV. L'appuntamento con la regola della sostenibilità è a lunedì prossimo alle 10:30 su Padre Pio TV.